La mia passione, anche da bambino, era quello di creare l'industria dei biscotti, dei pasticcini. Questa era la mia idea, non farla artigianalmente, ma industrialmente. E da lì ho iniziato la storia dei biscotti che poi sono diventati tutti pasticcini. E tutto questo con gli insegnamenti di Matilde Vincenzi e con l'assidua assistenza di Papà Angelo, ho creato un qualche cosa che era né più né meno la mia passione. Mio padre che è venuto a Milano e che mi ha portato per la prima volta alla Fiera di Milano, che era la prima del dopoguerra. E lì mi ha fatto toccare con mano la prima macchina da biscotto. Per me è stata un'emozione enorme. Mio papà è stato anche sotto il profilo pratico e quello che mi ha instillato la passione. Non sapevo una parola di inglese, non ero mai andato all'estero e non avevo mai volato, ma era talmente tanta la mia volontà di conoscere il mercato inglese, di conoscere cosa facevano gli inglesi nel mio campo, che sono andato da solo nel 1955 a visitare una fiera dove ho potuto anche toccare con mano quelli che erano i prodotti che già allora gli inglesi producevano e consumavano. Gli inglesi sono stati un po' gli inventori, se vogliamo, del prodotto dolce secco. Io sono andato addirittura in Giappone a prendermi un impianto che oggi, tuttora, produciamo una pasta sfoglia che ha 192 pieghe di pasta e muro. Pasta. Una delle cose che mi si sono fissate nella testa, nella memoria, è che negli inverni freddi, con nonna Matilde, ci si riuniva dopo cena a incartare gli amaretti a 2 e 2, e questo è il materiale che usavamo, tale e quale. Mamma, me daressela gli schei che vuole pagare il super. La nostra azienda è nata in famiglia, con il nonno Sante, la nonna Matilde, il papà Angelo, fino a alcuni anni fa ero affiancato dalla sorella Peppina e il fratello Mario, e oggi le mie figlie fanno parte del consiglio di amministrazione. Il mio principio è sempre la qualità, ma sin dai primi passi, perché questo me l'ha insegnato mia nonna e mio padre, e io ho sempre badato alla qualità. E salire a scrivere il libro di credito. No, scherzando.